Amici di Milan.soccer, eccoci ancora insieme per un nuovo appuntamento dedicato all'informazione rossonera. Grazie a tutti quelli che hanno commentato, soprattutto perché hanno avuto piacere che abbia fatto vedere uno scorcio di Atene. Non sarà l'ultimo video dedicato alla città di Atene, quindi seguiteci e poi mi raccomando, iscrivetevi al canale qui sotto, farlo è semplice e gratuito, mettete un like, un pollicione a questo video e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. Partiamo subito con una buona notizia che, diciamo, ci apre un po' il cuore, perché chi segue questo canale lo sa. Noi seguiamo non solo la prima squadra, ma anche la primavera. E anche se non è una notizia di ultima generazione, avevo dimenticato nelle ore scorse di festeggiare la vittoria sulla Juventus. E quindi la primavera sbanca con un gol del solito Camarda e si riapre la questione Camarda. E c'è stata una bellissima sponda di Sia. Ed è stato 1-0, appunto, come vi dicevo, una primavera che va verso la Youth League, ovvero verso la Champions League dedicata ai giovani. E Camarda, dicevo, si riapre la questione Camarda. C'è stato, diciamo così, una presa di posizione chiara da parte della società Milan, da parte del presidente Scaroni come portavoce, ma questa volta credo che abbia avuto un senso quel tipo di comunicazione. La comunicazione è stata che per ora non si è parlato di nessuna cifra. Il Milan vuole Camarda, Camarda è un tifoso del Milan, ci sono le giuste trattative in corso, ma per ora quello che vedete fumare intanto è il caffè. No, perché qualcuno dice sta andando a fuoco il computer. No, è un caffè che è particolarmente caldo e non particolarmente buono, ma vi dicevo, quello che la società ha voluto dare come comunicazione è quella relativa alle cifre. Le cifre, come vi avevo già preannunciato, non esistono, ma bisogna avere molta pazienza perché è il suo primo contratto, è un contratto importante, è un contratto finalizzato ad una buona durata, quindi va da sé che anche il giovane Camarda abbia interesse a tutelare la propria persona, la propria carriera. Quindi lasciamoli tranquilli e poi faremo le considerazioni alla fine. Ma arriviamo alla prima squadra, la classifica di Serie A l'avete vista, la conosciamo, dopo la 30ª giornata il Milan è a più 6, quindi sulla Juventus, il Bologna stacca la Roma e quindi il quartetto Inter Milan, Juventus e Bologna per ora, anche se l'Atalanta deve recuperare una partita contro la Fiorentina, dovrebbe essere quello deputato a contendersi la Champions League. L'Atalanta, eventualmente vincendo con la Fiorentina, andrebbe a 53, quindi diciamo che noi siamo a 12 punti. Questo è molto, molto importante. La prossima partita la conosciamo, quella con il Lecce, dove sempre per questioni di cartellini gialli non ci sarà Loftus-Cheek. Ma arriviamo alla questione che in qualche modo vi avevo già accennato nei giorni scorsi e che voglio continuare a fare perché è una questione a cui tengo particolarmente. Il calcio soffre, soffre tantissimo, non solo una crisi economica, ma le nuove generazioni sembrano più interessate a quelle che sono le manifestazioni di odio rispetto alle manifestazioni d'amore. La nostra generazione, quella precedente ancora, sono sempre state vicine a quelle che sono le belle notizie, a quelle che sono le belle storie. In gergo letterario si parla di storytelling, noi raccontiamo storie meravigliose. Poi a un certo punto qualcosa non è andata come doveva andare e quindi le cose sono cambiate e succede nella vita. Per cui però si punta sempre ad andare verso il meglio e la società in questo senso è andata un po' verso il peggio, soprattutto da quando ci sono i social, quando nascono i leoncini da tastiera, le persone frustrate che riversano
il loro odio verso gente che non conoscono. Beh, ognuno è destinato o a essere protagonista o ad essere solamente un fantasma per la società e anche per se stessi. Arrivo a dire che cosa? Che da qualche tempo sulla Gazzetta dello Sport, e non solo, su Tutto Sport, il Corriere dello Sport, insomma sui principali giornali e quotidiani nazionali, sta arrivando, si sta montando, e questo è molto pericoloso, veramente pericoloso. Io direi di fare molta attenzione quando si usano queste frasi, e cioè che l'Inter sbatterebbe in faccia la seconda stella che non c'è, perché sono 19 di stoffa e non di cartone, per cui al di là diciamo così, di questo principio dal quale non si esce, in questo caso lì, soprattutto dicevo, la Gazzetta dello Sport sta montando questa faccenda, e cioè che l'Inter sbatterebbe in faccia al Milan la seconda stella proprio nel giorno del derby. Ripeto, è pericoloso perché? Perché si sta montando, si sta caricando pur di acquisire like, acquisire visualizzazioni, far parlare di sé, quindi non si parla di sport ma si parla di un'emozione che è carica d'odio, perché da una parte c'è la voglia di vendicarsi del 2022, dall'altra parte c'è, come dire, il rischio che quel derby possa diventare un derby non piacevole, ma al di là del risultato. Ho letto stamattina, ad esempio, anche la Tutto Sport, quando arriva lo scudetto, il derby o il 5 maggio, anche lì c'è una provocazione. Il 5 maggio lo ricordiamo, o meglio lo ricordano più quelli della seconda squadra di Milano, che cosa è successo, però questi titoli a mio modo di vedere rappresentano qualcosa di poco positivo. Ci sono invece buone notizie per quanto riguarda la questione sponsorizzazioni, perché la MSC Crociere investe 50 milioni di euro in sponsorizzazioni sportive. È uno dei partner a livello di calcio italiano, MSC Crociere è main sponsor del Napoli, ma ha anche accordi con il Milan maschile e femminile, e in questo caso c'è la buona notizia. Io la considero una buona notizia, a condizione, caro Gerry Cardinale, che poi tu li rispenda questi soldi, e cioè che il Milan è una delle squadre scelte dalla MSC Crociere per una nuova sponsorizzazione, quindi altri soldi. Io adesso vedo questo salvadanaio a quanto ammonta, perché poi quando quest'estate si farà il calciomercato vero, non potrete più dirci che dobbiamo autoalimentarci con le cessioni, perché allora queste sponsorizzazioni non possono servire per la gestione corrente della società e basta, devono servire anche per farla crescere un pochettino. Va bene, passate una buona giornata, ci vediamo domani e ciao!